Benvenuti da Titan 89, benvenuti in Horizon e siamo ragazzi a un... stiamo cercando di provare l'override su una macchina e basta trovare un corsiero. Io l'ho trovato, esattamente stavano qua, vabbè, era zona dei corsieri giustamente. E niente, dovete avvicinarvi con fare circospetto molto lentamente, possibilmente accovacciati anche, e dopo un po' con molta calma. Aspetta, c'ho un po' di paura ad avanzare perché dovrebbe dirvi triangolo tra un po'. Ti è premuto per override. Okay, ecco fatto. Andiamo. Funziona. Oddio. Non è ostile. Ecco fatto. Bravissimo. Ora sì che mi piaci. No, che figata, palla con Varl. Usa l'attacco in mischia della macchia premendo R1. Oh, che cosa figa. E sì. Ma io posso, cioè, adesso che io sto sopra di lui, lui mi odia in pratica. Ah, che cosa bella, siamo più forti. Ma mi odiano. Perché vado così lento? È veloce. E no, non mi sembra proprio velocissimo. Oh, che cosa bella. Niente, abbiamo ucciso tutti quanti in 2 secondi. No, comunque aspetta. Devo un attimo. Devo trovare l'override su altri tipi di macchine. Magari non posso cavalcarle tutte, ma possono comunque servirmi. Allora, perché magari la macchina da cavalcare scegli nel menu strumenti. Qui. Aspetta un attimo, Allora, aspetta, meno strumenti. Eccolo qua. No, che cosa figa. Ok. Ok, ho capito. Ci voleva un po', ragazzi, ma ce l'ho fatta. Aspetta qui. Ok, quindi fischia. E lui viene. Va bene, so che prima stavi andando lentino, ma forse ero io che non... Vediamo... Perché vai così lento? Che tasto ci vuole per farti andare veloce? Ragazzi, non so perché va così lento, forse... Oh, ho capito, mamma mia quanto ci ho messo. Allora, parla con Varl. Ah, così va sempre più veloce. Ragazzi, adesso sì che va un po' meglio. Decisamente meglio adesso. Fermo un attimo. Sto riflettendo. Non si può fermare. Come si ferma? Ehi. Sì, ci ho messo un po' a capire come si mettesse in movimento, ma adesso devo capire come si fermi. A parte questo, ma io posso fare così? Fighissimo. E no, sti cazzi, si ferma. Culla della madre. Ma che bello, appena tolgo va un po' più al trotto. Meglio lasciare qui questa macchina. E beh, non penso ti guarderebbero tanto bene. Come si mi parlano? Stai svolgendo compiti da cercatrice, vero? Ah, di certo non puoi dirlo. La dea ti benedica, allora. Fantoccio, premi R1 per un attacco leggero che può staccare le placche di corazza, R2 per un attacco potente. Vabbè. La versione della natura, odio incarnato. Il confine coi Karg è sigillato. Una volta avrei detto che era una cosa buona. Ma chi è che sta parlando? Vabbè. No, sono venuto da queste parti sì perché c'era... Ah, questo è un mercante nuovo. Ma sempre tutte le stesse cose vendono. Che, tra una cosa, dico, è ottimo perché se... Mi scoccio ovviamente ogni volta ad avere cose diverse ogni volta e dover tornare indietro eccetera eccetera. D'altra parte è un po' brutto, cioè, però vabbè, mi piace così, va bene così, dai. Vetro lucifumo, c'è un po' di roba che io non so se posso vendere. Cioè, perché sembra che non serva niente ma serva tutto, non so se mi spiego. Quindi purtroppo per ora ci teniamo un po' tutto quanto. Là, dov'è il tizio con cui devo parlare? È leggermente dall'altro capo del mondo. Aspetta, parla con Varl. L'emarginata.
Allora è sopravvissuta alle ferite. Vabbè, la smettete di insultare l'emarginata. Ah, corsiero, riesci a andare nell'acqua? Non lo sapremo mai, vabbè. Dai, 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 veloce, veloce. Adesso sì che i nostri viaggi comunque saranno un po' più tranquilli, un po' più veloci. Voglio provare a... Ops. Credo di aver schiacciato la povera volpe. Credo che sono molto più forte di loro. Oh, ci ho messo 2 secondi. Che potenza sti corsieri. Chi è che mi sta inseguendo? No, nessuno. Ah, perché? Perché supero sempre il punto dove devo andare? Ciao, non sono stato io a uccidere il tuo amico, lo giuro. Ehi. Grandissimo. Aspetta, tu sei il mio alleato, giusto? Sì, ok, sei tu il mio alleato. So che stai leggermente morendo, forse dovrei cambiare alleato. Beh, lo decideremo un'altra volta. Stavo cercando di andare verso Val. Vorrei un'altra missione secondaria, ma non le sto trovando per ora. Eppure basterebbe fare così. E se ci sono qua intorno. Il cinghialozzo mi serve. Vediamo se riesco a ucciderlo con questo. E scappa, Ci ho messo 2 secondi. No, è troppo comodo sto tizio. Devo ancora capire com'è il freno automatico, cioè che dire, il freno a mano, però vabbè. Carne grassa mi serviva. Sì, corsiero, ti devo togliere poi perché ti hanno un po' ammaccato. Allora, mi sto divertendo troppo con questo cavallo, quindi scusate se sto cazzeggiando un po' troppo. Dove devo andare? Mi sembra di sentire una battaglia davanti alle porte. Le porte sembrano danneggiate. State attenti! Fatelo avvicinare! Più vicino! Varl, giusto? Aloy, l'emarginata che ha vinto la prova. Sei sopravvissuta alle ferite. Tirsa mi ha detto che conosci la strada per Meridiana. La capitale del dominio Karja. Stai cercando l'esilio? No, un traditore, Olin. Adesso sono una cercatrice, posso andare a cercarlo. Allora... va a nord, a Corona della Madre. Se ce la fai, parla con Marea, ti indicherà la strada. Se ce la faccio? È un viaggio pericoloso. Dopo il massacro dello squadrone, nessuno pattuglia più e i confini sono indifesi. Non abbiamo più un capoguerra. Non è compito di Resh. Solo perché Sona è scomparsa. Andrei a cercarla io, ma mi ha ordinato di difendere queste porte con la vita. E così ho fatto. Hai detto che la strada è pericolosa. Che genere di pericoli? Troppi, da poterli elencare. Gli assassini sono là fuori e sono riusciti a corrompere le macchine, facendole impazzire. Sì, me ne sono accorta. E i banditi, tagliagole che superano i nostri confini per attaccarci. Pare che si trovino in cima al fiume. Credo che dovrò creare altre frecce. Hai detto che ho vinto la prova. Come lo sai? I sopravvissuti dicono che hai combattuto con valore, insieme a Bast e mia sorella. Vala era tua sorella. Mi spiace molto. Mi piaceva. Pensavo che saremmo diventate amiche. Se avessimo potuto. Grazie. È morta salvando altri. Non esiste morte migliore. Hai detto che lo squadrone è stato massacrato. Come? Dopo la notizia dell'attacco alla prova, il capoguerra Sona è partita con uno squadrone. Ma cercando vendetta, al
Alcuni audaci sono avanzati e sono finiti dritti in trappola. Un branco di macchine impazzite, corrotte, si è scagliato contro di loro e li ha massacrati. Il capoguerra Sona ha attaccato e distrutto le macchine, ma gli assassini sono fuggiti. Abbiamo subito molte perdite. Così il capoguerra Sona è scomparsa. Anche con lo squadrone massacrato, non ha rinunciato alla caccia. Ha radunato volontari e ha inseguito gli assassini. Non ti sei offerto? Certo che sì, ma Sona ha rifiutato. Mi ha ordinato di occuparmi dei feriti nell'abbraccio e di difendere le porte e il villaggio con la vita. Sono passati 2 giorni, ma da allora non ho più saputo nulla. Quindi non sappiamo ancora se è viva o morta. Se c'è qualcuno che può sopravvivere là fuori, è lei. La sua prodezza è leggenda. Una lancia solida con cui tutti possiamo misurarci. Sembrerebbe essere molto forte. Ah, non ne hai idea. È mia madre. Ah, ora potevi dirmelo prima, eh? Aloy, prima che tu vada a Corona della Madre e oltre, potresti aiutarmi a cercare Sona? Alla tribù serve la sua guida. Andrei io da solo, se non mi avesse ordinato di difendere le porte a ogni costo. Dov'era l'ultima volta? Sul luogo del massacro. Un'area boscosa lungo Sete del Demone, da questo lato del fiume. Potresti riuscire a seguire le sue tracce. È andata a cercare gli assassini della prova, che hanno ucciso i nostri cari e cercato di ucciderti. Io capisco, Varl. Vedo cosa posso fare. Va bene, la via del capoguerra, nuova missione principale. Parla con Maria e a Corona della madre. No, no, Carlo. È con me. Ma com'è possibile? Difficile da spiegare. Una cosa che ho scoperto. Ok. Aspetta, chi è che è con me? Il robottino dove sta? Ah, sta qui fuori. Che carino. E tu chi sei? Te che sei? Un secodonte addirittura. No. Stupido. Voglio... Oh, perfetto. Avete ucciso qualcos'altro per me, gentilissimi? La dea ti protegga. Grazie. No, a parte questo... No, potrei... Potrei addirittura ammazzare il mio stesso il mio stesso veliero, da come si chiama. Allora, fatemi pensare, lì c'è il falò. Lo utilizziamo subito. Ok. Una vita intera passata nell'abbraccio. Ora il mondo è più grande e anche più pericoloso. Vediamo, qua sotto c'è altra roba. Altra roba. Ancora. È bello pieno sto. Quest'area è bella piena. Senti, tizio, vieni qua. Cerca di stare relativamente vicino a me. C'è un sacco di roba da raccogliere. Sta cambiando il... Sta piovendo? Perché stai incazzato? Vabbè. Corsiero. Che arma ho messo? Vediamo questo com'è, la bomba congelante. Bomba fulminante, bomba congelante. Sì, è un po' moscia. Sbaglio. O è un po' moscia come bomba? Ci siamo di nuovo. Ah beh, dai, scappo tanto. Fa niente. Ah, qui c'è una bella missione, Kren. Vediamo se c'è qualcos'altro. C'è qualcos'altro. Solamente Kren? Vediamo che man mano la mappa sta diventando sempre più accessibile, sempre più visibile. La via del capoguerra raggiunge il luogo del massacro e lo vorrò fare. Qua che cosa c'è? Che roba è questa? Ah, c'è una cosa per l'arco. Non c'è una leggenda, mamma mia. Qua invece che cosa c'è? Zona di spazzini. Credo che non ci sono andato da queste parti. Poi ci andiamo, eh.
Però prima vediamo questo tizio che cosa vuole. Ascesa della madre. Qui non c'è. Ehi, che cos'è quello? Ah, i pesci. Prendiamoci un po' di questo. Ciao, Cran. Stai bene, cacciatore? Ti hanno ferito nell'imboscata contro lo squadrone? Ah, non proprio, non sono un cacciatore né un audace. Non sono nessuno. Non dovresti neanche parlarmi. Beh, chiunque tu sia, sei ferito. Che è successo? Mi chiamo Cran. Pensavo di misurarmi con le sfide ai terreni di caccia sul pendio, sai, per migliorarmi. E... non è andata molto bene. Ti sei ferito nei terreni di caccia? Come? Beh, stavo puntando a un serbatoio sul dorso di un cervavito, ma la corda dell'arco si è rotta, sono inciampato e... Oh, lascia stare. Non è stato bello, va bene? Volevo allenarmi e i terreni di caccia sono perfetti. Offrono sfide che sono un po' come prove e ti danno dei marchi se completi gli obiettivi entro un certo tempo. Il custode è sulla collina, a nord di qui. Parlagli e prova una sfida. Sono sicuro che andrai meglio di me. Perché hai detto di non essere nessuno e che non dovrei parlarti? Ho rubato un arco, va bene? E mi hanno esiliato. Questo prima della prova e ora che serve non posso nemmeno combattere per la mia tribù. Devo vivere qua fuori, da solo. È per questo che volevo allenarmi. Mi va bene anche solo che il custode mi parli. Credo sia una specie di esule. Non rispetta le leggi delle matriarche. Le cose non vanno sempre come vogliamo, vero? Posso fare qualcosa per te? No, no, starò bene. Mio padre diceva sempre che la madre aveva un piano per me. Prima di essere travolto da un corsiero. Che bella vita questo tizio. Va bene, sta attenta. Specialmente se vai a nord. E passa dai terreni di caccia se vuoi allenarti. Terreni di caccia. Inizia le sfide di caccia. Nuovo terreno di caccia. Parla. Sì, non è una cosa che mi dispiacerebbe fare. Com'è pittoresco il paesaggio, ragazzi. Questo paesaggio di Horizon di notte è diverso dagli altri giochi che ho avuto il piacere di vedere. Cosa sei te? Cervavito. E voi? Io voglio montare quello. Tutti cervavito? Sì, allora, fatemi un attimo analizzare la situazione. No, ti voglio montare, quindi non... Aspetta, aspetta. Diciamo che... Non si torna in giro. Vediamo se sto uccidendo uno. Mi sa che l'ho ferito, eh? No, l'ho proprio ucciso. Vai così. Certo, le vedette si avvicinano che non voglio montare in alcun modo. Anzi, fammi vedere se si può fare qualcosa. Posso fare triangolo su di voi? No, non sembra che posso fare triangolo. No, aspetta, che una è facilissima, ma due sono rompipalle. E levati. Dai. No, vabbè. Non è la mia migliore performance. Ah, stai scappando adesso? Ma che infame siete? No, dai che ha alzato la testa in quel momento. Oh, allora, vieni qua, fammi provare. Posso fare triangolo? No, a quanto pare non posso. Vabbè, dai, proverò. Sto ancora imparando certe cose. Vieni qua. Perfetto. E questa è fatta. Allora, tu hai detto i sentieri di caccia. Fammi un attimo vedere queste. Ah, ragazzi, vi faccio le abilità che ho alzato velocemente. Non ve le dico, ve le faccio solo vedere così graficamente. Se vi interessa sapere cosa sto alzando. Missioni principali: una cercatrice delle porte, la via del capoguerra. E livello 7 faremo questa. Addirittura due principali? Interessante. Terreni di caccia livello 8, anche questa è livello basso e ci andiamo a fare. Il tutorial sono livello 18 addirittura, quindi li faremo più in là. Ora, io... cos'è quello? No, è troppo lontano, però aspettate che mi interessa veramente tanto. Sì, a parte fare questo terreno di caccia che sarà sicuramente interessantissimo, però... Bene. Stiamo un po' morendo, eh?
Mi interessa vedere se posso cavalcare qualcosa che sia più figo di un corsiero. Oddio, sto imparando i nomi ormai. Corsiero, vedetta. Quello che assomiglia a bisonte, come si chiama? Ok. Raccogliamo un po' di tutto, ragazzi, che veramente... penso faccia veramente comodo avere tutta sta roba qua. Voglio salire il più presto possibile anche tutto quello che concerne le sacche, avere più oggetti, tutta la robaccia di quel tipo. Che cos'è quello? Sempre un... sì, è sempre una cosa... ed è solo. Mi piace. Mi piace che è solo. Dai. Calma, calma. No, non è solo, perché sento altri passi. Oh cazzo. Ma sta mangiando? Stanno mangiando? Che figata. Sì, non è una cosa molto... sono stato stupido. Sono stato stupido. Dai. Dai, per raccogliere due o tre cose ho sbagliato. Vabbè. Vabbè, dai, si sono semplicemente spostati. Proviamo a raggiungere di nuovo, perché ci tengo a vedere se riesco a usare l'override su di loro. Ma mi vedono? Ah, ormai sono proprio in allarme. Non fate gli stronzi, cercate di collaborare ed essere catturati. Si girano dove mi giro io? Tornate sui vostri passi. Che palle questi tizi. Qui sono tanti. Giriamoci un po' intorno, magari trovo qualcosa di più appagante. No, sono troppo in fase di... no, io provo ad avvicinarmi, ma no. Sfide di caccia, allora facciamo questo. Facciamo questo. Dove sta la sfida di caccia? Ah, mi interessa anche questa. Evidenzia traccia. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa con l'override con questo. Vediamo, Non vedo la sua traccia, ma va bene. Ma perché non vedo la sua traccia? Non capisco. E vabbè, calma, 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 non ti girare, non ti girare. Perfetto. Vediamo cosa succede. Cioè, ti posso montare? Sta arrivando il corsiero. Tu a cosa puoi essermi utile, scusami? Quindi, sì, sei mio amico, ma non ti posso montare. Oh, buona sapersi, cioè, sto imparando ancora. Quindi le vedette sono solamente miei amici. Ok. Sì, devo tenere le palle. Ma ti posso uccidere? Cioè posso... sì. Posso decidere di porre fine alla tua esistenza. Oh, si è incazzata. Ops, forse ho ucciso anche il mio corsiero. E vabbè, ragazzi, che palle. Andiamo. Vamose, vamose. Oh no, 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 chi è, chi è, chi è? Cos'è? No, ma... oh, non mi sono manco accorto che stavo senza vita, dai. Vabbè, ci vediamo, ragazzi, alle zona di caccia. Ok, ragazzi, ho provato con i cervi. Se potessi, diciamo, usare l'override, non si può, probabilmente deve essere ancora potenziato. Però sono arrivato qua, vi faccio vedere dove. Nei terreni di caccia, se si aggiorna la mappa, grazie. Che stanno qua. Trova il guardiano del terreno di caccia. Quindi semplicemente sono venuto da queste parti e vediamo in che cosa consiste questo terreno. Anche se penso che ormai ha scoperto mercante. Mercante, bel nome. Ah, quello è un mercante. Quello è un falò e questo penso sia il tizio. Vediamo un attimo. Perché i mercanti sono tutti uguali? E su qui, fin qui non ci piove. Aspetta.
Mappa fiori di metallo. La mappa di un botanico Utaru aggiunge indicatori alla mappa che mostra dove è possibile trovare i fiori di metallo. Le statue. Non è male sta cosa. Che cosa vogliono? Due vampa? Vabbè, si può fare. Beh, penso che le mappe siano una cosa tranquilla. Questa qui. Cassa dei giocatori d'azzardo, frammenti metallo. Vabbè, sì. Deve aprire questa una cassa che contiene modifica casuale. Che carine queste cose. Forse queste robe sono nuove. Quanto vorrei. Questo è. Ragazzi. Quanta roba. Quanta robaccia. Allora, inventario. Abbiamo preso queste cose qua. Indica la posizione della mappa. Sì. Ok. Ah, me l'hanno già aggiunti? No, che figata. Che cos'è? Fiore di metallo. Osservatorio. 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 Tutta sta roba qui? Che bello. No, dobbiamo comprarla assolutamente ogni qualvolta ce lo richiedono, ragazzi. Penso che tornerò poi a prendere un po' di robetta. Il video sta quasi alla fine, eh. Ce la facciamo in tempo, dite? Ciao, buon uomo. Ho parlato con Kren. Dice che questo è un terreno di caccia dove si mostrano le abilità. Povero Kren. Non è un gran cacciatore, ma almeno tiene la testa alta. Ha il marchio di una cercatrice. Ne ho sentito parlare, ma non l'avevo mai visto. Le matriarche ti hanno concesso di uscire ed entrare dalle terre sacre a tuo piacimento? Sì, ma l'avrei fatto anche senza il loro permesso. Oh, è così? Allora forse posso parlare apertamente. Perché ho avuto a che fare coi Karja. Rappresento un'organizzazione chiamata Loggia dei Cacciatori. A Meridiana testiamo giovani promettenti in posti come questo. Potresti essere proprio la persona che stiamo cercando. Perché non ti metti alla prova e lo vediamo? Solo una richiesta, però. Gradirei che la nostra conversazione restasse tra di noi, specialmente se si tratta delle matriarche. Tu non dovresti essere qui, vero? No. Il mio amico e io abbiamo lasciato le terre sacre e siamo tornati. Le matriarche non lo approverebbero, o peggio. Noi siamo cacciatori seri. Siamo partiti per cercare nuove mandrie e macchine. Ecco perché la loggia dei cacciatori ci ha cercato. Ma i Karja non ci avrebbero accolto per le nostre origini, quindi ci siamo vestiti come loro quando abbiamo portato i nostri marchi. Ma dopo un po' ci sembrava di essere prigionieri in un limbo, né con i Karja né con i Nora. Iniziava a mancarci casa. Così siamo tornati e abbiamo creato i nostri terreni di caccia. Credi che funzioni? Senza il permesso delle matriarche? Non lo so. Ma noi non crediamo alle loro regole. C'è un mondo sconfinato là fuori e ignorarlo non aiuterà nessuno. Parlami delle sfide. La loggia ospita le sfide dei terreni di caccia del mondo, offrendo ai cacciatori la possibilità di misurarsi. Cosa ottengo completandole? La gloria del risultato, oltre ai marchi a seconda della tua prestazione. Qui offriamo le sfide strumenti. Quali strumenti? Non si va a caccia solo con l'arco, ma si sfrutta qualsiasi cosa disponibile, perfino l'ambiente. Lo vedrai non appena affronterai le sfide. Che cos'è la loggia? È un gruppo di cacciatori che compete per abbattere le macchine più forti della Terra, guidato dai Karja a Meridiana. Potrai vederlo tu stessa se vincerai 3 mezzi soli dai terreni di caccia. Però ti avverto, non vanno pazzi per Inora. Allora, faccio un attimo l'addio perché le sfide... Qui, se deciderai. Sì, tranquillo. A caccia per la loggia, va bene, va bene. Che livello è? Giusto per farmi cazzi... Ah, è livello 16? Interessante, interessante. Sì. No, stavo dicendo, ragazzi, scusate. No, che faremo, diciamo, questo discorso delle cacce nel prossimo video e vediamo che cosa in che cosa consistono poi
In teoria vorrò fare un po' di viaggi rapidi e recuperare queste cosette che stanno qui in giro per il mondo. Peraltro mi pare che qua a sinistra non ci sono proprio andato, e quindi voglio andare anche da questa parte, la zona degli spazzini, tutta questa stradina qua che mi pare non esplorata, ci voglio andare. Credo di aver capito adesso che le strade, vedete, cioè, è fatto per il mio gusto personale leggermente male, perché non sempre riesco a capire dove cioè dove sono già passato e dove no. Comunque sì, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Tarita 89.